Bella a tutti ragazzi, qui Marco del War, bentornati su Sniper Elite 2. Sì, vi starete chiedendo, ma che cazzo Marco, non dovresti aver già finito la campagna e tutto? Perché stai ancora facendo su questo video su questo cazzo di gioco? Invece no. Sì, ho finito la campagna, però vorrei aver avvertito che nell'ultimo video della missione avevo detto che avrei fatto un bonus. Ebbene, lo scopriremo qual è. Sicuramente i più intelligenti avranno capito, ma non perché sono appunto intelligenti, perché ci avranno giocato. Quindi guardate, uccidi il Führer. La missione del DLC, uccidi il Führer. In pratica dovremmo uccidere il Führer. Non è tanto difficile come cosa. Quindi iniziamo la partita. Questo raga è un bonus così per finire proprio la serie su Sniper Elite 2, così non lo so. Cazzo. Ok, andiamo. Ah ok, non parla Carola, parlo io. Durante la mia missione a Berlino ricevemmo un rapporto che svelava gli spostamenti del Führer. Tornando a Berlino da Berchtesgaden, Hitler doveva salire sul suo treno privato in una piccola stazione presso Salisburgo. Mi fu ordinato di sospendere le operazioni nella capitale e dirigermi immediatamente verso le Alpi. Non c'era la garanzia di un colpo sicuro, ma era sicuro la presenza di un contingente armato con cui fare i conti. Avevo poche probabilità, ma era un'opportunità che non potevo lasciarmi sfuggire. E caso a caso, poi uccido Hitler, cioè, secondo te, ma questa lasciasse sfuggire. Allora, armamento. Io direi, visto che abbiamo usato il K, il Gabber e lo Springfield, mettiamo il Mosin, io non so, siamo più filati. Quindi dai, uccidiamo Hitler con un arma russa. Classico equipaggiamento. Ex campagna di sniper. Andiamo avanti. Allora, raggiungi la posizione strategica, perfetto. Lo sapevo. Iniziamo con lo stint, un classico. Oramai sono preparato. Però tanto come al solito farò le peggio papere, quindi andrò a puntare tutto il piano. Allora, mettiamoci, appostiamola. C'è uno a sinistra vicino al lampione che è fermo, quindi non credo si muova. No, sicuramente no. Allora, 1, 2 e 3. Uno appostato sul muro a destra. Poco più a sinistra uno che cammina e sempre più a sinistra un altro. Quindi due che camminano e due sono fermi. Capito. Allora, che possiamo fare, raga? Aspettiamo che quello che si avvicini si sposti lo sguardo e uccidiamo questo a sinistra, perché... però aspettate, se lo vedono... No, non possono vederlo, anche perché se vedete, guardate, ci sono le assi di legno che coprono la vista. E poi penso che almeno caschi anche in avanti, cioè voglio dire. Se mi casca dietro vicino al lampione, lo ammazzo di nuovo, anche se è morto. Dai, su, girati. Ok. E beh, certo, il lampione di mezzo, no? Ok, casca davanti. Però, sapendo che con la mia sfortuna mi sono immaginato la scena, mi sparo davanti, il proiettile andava da dietro, quindi la botta dovrebbe portarlo avanti. No, ma ce lo vedo indietro. Già mi immagino la scena. Ok, sta arrivando un altro. Questo come facciamo? Perché se uccido uno dei due che cammina, l'altro se ne accorge per forza, quindi... non è una... No, vabbè, non cattiva posizione... No, posizione no. Situazione no, perché... C'è una soluzione, però voglio dire, un po'... Non c'è il termine. Ok, vi ho baciato la cosa. Espressi a ucciderlo. Ecco, come al solito. Ok, l'hanno visto, ok. Uno. Preso, ok. Vabbè. Più che scoperti. Vabbè, non è che ci siamo fatti proprio scoprire il tutto. Infine erano due che erano rimasti più uccisi velocemente, quindi non è che abbiamo fatto i danni, quindi. Ok, dai, fino a che è così devo anche qua. Però ovviamente se arrivano tutti i nemici della mappa, poi là diventa un casino e pff, lasciamo stare. Però ce n'è uno là. Treno. Ciuf ciuf. Mi faccio i treni. Se ha
sopra dei nemici tedeschi e non so che faccio. Avanziamo velocemente e si incastra. Mamma mia, mannaggia, il personaggio che si incastra tra le casse. Come fai? Come? Come? Ok, attiriamo quel tipo qua. Cosa c'è? Vieni qui, ti ho detto. Sì, mo parlo come un russo. Ok, fermati. Ok, ha preso. Facciamo attenzione però. Fottuto. Treno di merda. C'è un cecchino là sopra. Che dobbiamo ucciderlo con il rumore? Probabilmente. Infatti sì. Ok. E poi mi ha anche visto. Però vabbè, sono stato letale. Vabbè, comunque ciao, dobbiamo andare qui. Infatti dicevo, ma perché all'inizio diciamo vicino al bersaglio ho detto dobbiamo andare qui, e dicevo che dobbiamo anche andare qui, ecco, in termine. Antiaerea. Attenzione. Quanti? 1, 2. Non so se li vedete sinceramente, e non saprei neanche se posso salire. Vediamo un po'. Ok, allora. Oddio, sto treno mi fa prendere i colpi. Ma dobbiamo salire per forza qui. Cioè, dobbiamo stare per forza qui, sì. Che brutta, brutta cosa. Ok, uno sta venendo incontro a noi. Vi dico la verità, spero si fermi e... in modo che potrei attirarlo con una pietra. Però... ecco, già mi ho visto. Ah già. Dai, tu mi stai dicendo che nessuno di quelli se n'è accorto. Oh, mi ha fatto accorgere quello stronzo. Ok, qua abbiamo i russi. Ah, forse mi sa che l'ho ucciso durante un lasso di tempo in cui c'era il rumore. Vabbè. Beh, buono. Comunque quelli dobbiamo in un modo o un altro ucciderli. Allora, che facciamo? Qualcosa dobbiamo fare, però non so come. Ucciderli con il fucile? Però adesso è una cosa proprio veloce. Però dobbiamo metterci in un modo in cui io possa ucciderli. Ok, così non è male, posso velocemente cambiare direzione. Citiamo prima quello. 1 e 2, grande. Spam. Ok, senza alertare nessuno. Perfetto, caro caro. Andiamo avanti. Possiamo prendere il controllo del treno. Un cecchino sul treno. Cosa che la Germania nazista non ha mai visto. Ma che cazzo sto dicendo? Non lo so. Già sento lo stress della missione. Ok. Non badate a me, sto solamente andando in cerca del vostro ben amato Führer. Quindi tranquilli, stai in buone mani. Ok, dobbiamo salire sopra e buscarli, ok. Facciamo piano però. E raggiungi la posizione strategica. Ok. Attenti ai russi, i cecchini sono... attento ai cecchini, i russi sono ben addestrati. Ok, sì, io ho un Mosin Nagant che è un'arma russa, però non sono russo, amico. Mi stai prendendo per il russo? Ma come ti permetti? Ok, ci sono quelli là. Due, uno vicino alla posta di blocco e l'altro poco a sinistra. Se sono solo due, infine uno può anche tentare un attacco. Ok, la pietra ce l'ho equipaggiata. Al massimo proviamo a fare un attacco mandandoli lì. Proviamo un po'. Manderemo tutta puttana, lo so. Avete visto quel sasso? Ho tipo mancato. Ok,
Ok, perché non vedo mille sassi che... vabbè, lasciamo stava. Come fanno a non notare tutti questi sassi? Oh mio Dio, ma perché il mio personaggio si muove da solo? Guardate, mi sta muovendo da solo! What the fuck? Avete visto? Tedesco si è teletrasportato! Oh mio Dio! Perché non mi vede? Oh mio Dio! Il mio gioco è indemoniato? Cioè, guardate! E neanche mi vedevano poi! Oh mio Dio! Sono un po' spaventato! Guardate! Che cazzo! I tedeschi si teletrasportavano, pensavo fosse una cosa solamente dei russi, ma anche i tedeschi hanno capito la tecnica. Ma andiamo bene. Che cosa sta succedendo al mio gioco? Ridatemi il mio gioco indietro! Perché? Si muove! Ok, Rebellion, ripara il mio gioco. Perché si muove? Oddio, spero di non dover riavviare il gioco, anche perché... No, sto facendo moonwalking. Addio. Cioè, sento ancora il sasso che si muove. Mi sa si è buggato il gioco, raga. Oh, attenzione. Squadrone in arrivo. Aia, perché? Guarda, sono scivolato solo. Raga, una brutta sensazione. Mi sa che forse dobbiamo riavviare il gioco. O la missione, perché... No, un po'. Che cazzo? Mannà, dai. Quanto è interessante questo schermo. Ma l'hai visto? Guardate. Ma che cazzo? Sentite, ragazzi. Riavvio il gioco e ci ritroviamo qui. Ok, ragazzi. Ci siamo. Dobbiamo riuscire con i due tedeschi. Non ho dovuto riavviare il gioco. Solamente riavviato dall'ultimo checkpoint. Ovvero questo. Comunque, okay, raga, che momento di lapsus. Moonwalking. Vabbè, lo spirito di Michael Jackson. Perché so di ste cose del brutto gusto, il cattivo, battute di cattivo gusto, ecco. Appunto, che non fanno neanche ridere. Che uno... Ah, vabbè, lo uccidiamo, cioè. Alla fine. Ho come sensazione che se ritiro il sasso lì si ribugga il gioco, però vabbè. Per non rischiare, buttiamolo là. Ok, dovrebbe essere... Eccone uno. Uomo a terra. Ah. Che cazzo di scena! Cioè, ma l'hai visto? Io uccido quello, ritiro un sasso, gli va addosso a quel tedesco, braccio fa... Au! Ok, dobbiamo salire. Vi ricordate che c'era quello squadrone che camminava? Sì, infatti eccolo lì. Io direi di levare i corpi però. Anche velocemente. L'ha tirato la granata e è rimasta a mano e gli è scoppiata, poraccio. Ok, rimani lì. Velocemente che stanno arrivando quello squadrone di tedeschi. Comunque ho una precisione di merda con la Wellord. Non so se l'avete visto. Vabbè, l'importante è riuscire a uscire senza causare problemi. Ok, andiamo a vedere dove sono. Anche se magari... Ok, stanno lì. Perfetto. Noi dobbiamo salire da quella salitella, ok? Quindi direi di stare qui con Zio. Scherzo. Allora, mettiamoci qua e aspettiamo. Ragazzi, mi sono spostato velocemente perché ho avuto un'idea. Possiamo ucciderli con una granata. Proviamo, regà. Andiamo, va. 3, 2, 1. Via. Sono accesi due. L'hai visto? Uno. Ok, uccidiamo quest'altro. Ok, perfetto.
È un'idea che mi è venuta subito in mente. In pratica avevo spostato i cadaveri e li ho messi più separati, perché ho detto, oddio, questi qui mi arrivano addosso, cioè se scendono e mi vedono un casino. Io ho detto, proviamo a tirare una granata invece. Oddio, che cazzo effetto. Aia. Chi era? Un cecchino. Uccidiamolo un po'. Ok, perfetto. No, comunque, regà, penso che era impossibile riuscire a passare lì. Tanto o li uccidevo furtivamente o non so. Ma magari c'era anche un altro modo. Cioè, se voi l'avete fatta questa missione, ditemelo nei commenti, perché io ho preso l'idea subito che mi è comparsa in testa. Cioè, mi sembra stata una buona cosa tirare una granata a approfittare, anche se dovevo lanciarla più in alto perché è scivolata da sotto e ha ucciso solo due. Vabbè, ci abbiamo provato, dai. Ok, comunque, ragazzi, stiamo avvicinando, eh. Ci vediamo quel schifoso cecchino che abbiamo ucciso. Ok. Munizioni? Fuck yeah! Oh mio Dio, non mi dire che dobbiamo cecchinare da qui. Vediamo un po'. Mein Führer, wir laden die Lastkraftwagen jetzt. Oh cazzarola! Sì! Ferma il convoglio. Ah, dobbiamo sparare la tanica, perfetto. Andiamo, va. È ora di iniziare le danze. Infatti ho pure sbagliato il primo colpo. Ok, abbiamo fermato il convoglio, perfetto. Dov'è Hitler? Hai visto lo sguardo che ha fatto prima? Spettacolare. Aia. Ecco, oh, un ufficiale. Marco, non siamo su Rom. Qui se non uccidi in generale non vanno in fuga i soldati. Cazzo, però è difficile, eh. Chi mi vogliono girare? Oh, fottuta merda. Boom! Sei sbagliato a metterli, amico mio. No, non mi dica di... È sopravvissuto l'ufficiale, che gran bastardo. Wow! Sui coglioni l'avrò preso. Vediamo quello che appena esce, dai. Cioè che c'è Adolfino che mi aspetta. Non fatemi perdere tempo. Eccolo là, Hitler. Lasciamolo per ultimo, dai. Per rendere più stilosa la missione. Fate trovassi dov'è quel fottuto. Cioè, quegli altri fottuti bastardi. Eccolo là, merda, sono ferito. Dai, su, esci fuori, amico mio. Oh, c'era uno là. Pum! Spalla. Spalla, spalla. Ok, ci diamo pure questo. Ho sentito, cioè ho visto in un video che Hitler ha solo una, ha solo una pala se gli sparate appunto di sotto. È un testicolo, ecco, volevo dire. Per essere meno volgare. Ok, ci diamo quest'altro. Pum! Sulla mandibola inferiore. Nah, fottuto. Bastardo. Dai che c'è Hitler che mi aspetta, amico, non mi far perdere tempo. Oddio, non sembra neanche tanto difficile come missione. Magari appunto per essere così bonus, niente di che, insomma. Ok, ce n'è altri però, eh. Hitler è laggiù, ok. Come. Uccidiamolo. Preso, va. Mi dispiace Hitler, ma non andrà da nessuna parte. La guerra finisce qui. Stanno arrivando altri? Perché non ne approfittiamo e li spariamo? Affanculo. Hitler, devi morire, mi spiace perché stanno arrivando i tuoi amichetti. Io direi di giocare da solo. Però è difficile. Ti nasconde abbastanza bene. Niente. Mi dispiace Hitler. Devo uccidere prima i tuoi amichetti.
Tranquillo, arriveranno anche per te le bot. Aia. Dove sei? Eccolo, preso. Comunque, per chi non l'avesse ancora capito, Hitler è quello col segnaletto giallo là, eccolo lì. Sicuramente l'avrete capito, però vabbè. Non mettere i puntini su lì. Aia. Mazza, quello sta fa male. Il cuore e il polmone. Mi ha distrutto il cuore. Dite che è ora? Dite che è ora di uccidere il nostro Adolfino? Yeah, facciamolo. Sempre se lo troviamo? Sì, questo si sa nascondere. È furbo. Vatti a nascondere nel tuo bunker a Berlino. Non qui. Ok. Vediamo anche questo. Preso. Boom, MP40. E sulla botta, sulla spalla. Che cazzo sto dicendo? Non lo so. Nazzo. Ok, dai, facciamo un po' di cecchinaggio per divertirvi un pochetto. Magari starete pensando, uccidi questo cazzo di Hitler, lui deve cecchinare come un coglione. Quello potrà anche sparare la bombola, che coglione sono stato. C'è un cecchino, eh? Vabbè, non è un cecchino, è uno col fucile semiautomatico. Ovviamente c'ha il Gabber questo. Cazzo. Hitler non si sposterà da lì finché secondo me non uccidiamo i suoi i tedeschi. Ok, questo. Questo cuore in pieno. Dai, aspettiamo che esce fuori quest'altro. Che brutto quando ti ferisci solamente. 4, 5, carica. Preso. Che stava anche a riparo. Oddio, è passato in mezzo alla finestra il proiettile, wow. Perché dobbiamo sparare? Non riesco a capire perché uccide il Führer, lo so, però dov'è? Cos'è, invisibile? Ah, ma se sta là dietro. Mazza. Bella tosta. Che facciamo, la doppia qui? Ah no, ok, la spalla. Hitler, esci fuori, gli ho stanato. Ok, aspettiamo ancora un pochetto, raga. Mannaggia, però questi che mi attaccano non è anche facile. Vabbè, appunto. Cioè, siamo a combattere con... Cioè, dobbiamo uccidere il Führer. Come fa a non avere difese? Eccolo. Mazza, che bastardo, se riuscite a riparare velocemente. Dai, su. Concludiamo questa missione. Ci danno tanto questo. Spom. Oh, non sto a fa più non sto a fa più headshot, che schifo. Oddio, pensavo fosse Hitler. Tu meriti di morire perché non sei Hitler. Ma anche Hitler morirà. Oh, headshot. Cazzo, gliela faccio più. Sì. E questo che fottuto è? Cioè, ho detto che fottuto è, ok. Cazzo, dobbiamo ucciderlo. Non ucciderlo, distruggerlo, Marco. Se solo ci si... Ma prende quel... Mamma mia. Devo riuscire a prendere il serbatoio perché sennò sono fottuto. Cazzo! Hitler sta troppo al sicuro in quel modo. Dai, ci sono quasi. Madonna, sono impreciso proprio. Vabbè, raga, non è tanto facile prendergli in quel modo quei serbatoi. Ancora più sopra. Finalmente! Io la faccio più. Oddio, pensavo che morisse anche Hitler col carro. Eccolo. Ora. Addio Hitler.
Ci mancherai? No! Quasi sopra i testicoli! No, bastardo! Però si è ucciso! Il Führer è il Führer, ma il Führer è morto. Ma faccia badass di carta. Wow, finalmente la guerra è finita. Sì, magari. No, però vabbè, raga, spero vi sia piaciuta questa missione bonus. Sniper Elite finisce qui definitivamente. Magari farò anche missioni sopravvivenza, però cose non molto fre... Capito? Scherzo, vabbè. Raga, ci vediamo alla prossima. Mi raccomando, c'è Sniper Elite come prossimi video, quindi rimanete sintonizzati a questo fottuto canale. Merda! E ci vediamo alla prossima. Nein! Non è morto Hitler! Risorgerà come capo della Nazi Zombie Army. Siamo tutti fottuti. Merda.